Se dovessi fare una graduatoria tra i carceri in cui si vive meglio in Toscana, lo metterei tra i primi. In realtà le dimensioni del carcere, che assieme a quello di Siena, di Grosseto e da altri è uno dei più piccoli, lo rende particolarmente idoneo al recupero sociale dei detenuti. Così Giuseppe Fanfani, garante regionale dei detenuti sul carcere aretino di San Benedetto, sulle cui condizioni si è riflettuto a lungo durante il convegno Senza ombre dietro le sbarre, organizzato dalla CISL Aretina e ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Nodo fondamentale da sciogliere per migliorare la situazione attuale per detenuti e personale è quello della capienza. I lavori di ristrutturazione necessitano di alcune modifiche che rendano possibile il raggiungimento della capienza prevista di 100 posti, ad oggi dimezzata, e l'insufficienza del personale di polizia penitenziaria. Purtroppo già adesso ci sono molti problemi, se si sovrappongono anche soltanto un paio di malattie ci sono problemi per i turni. Noi questa cosa l'abbiamo già fatta presente diverse volte, abbiamo sollecitato in questo senso anche la prefettura e in qualche modo c'è stata un'attivazione, ma vorremmo che fosse ancora più partecipe perché avere polizia penitenziaria non è una sicurezza, una garanzia solo per il carcere ma per tutta la tenuta della sicurezza nel territorio aretino. Poi l'altra questione è invece proprio la casa circondariale d'Arezzo e la valorizzazione della casa circondariale, che è stata già ampiamente ristrutturata, darebbe la possibilità di dare una maggior affluenza anche delle persone per il sovraffollamento delle carceri, mentre invece in questo momento, anche a causa della carenza della polizia penitenziaria, non se ne parla. Noi vorremmo accendere una luce su questo tema, vorremmo che anche le istituzioni collaborassero in sinergia per poter dire che insomma Arezzo c'è, ha bisogno e necessità di implementare la propria casa circondariale in tutti i sensi, e questo per aiutare e dare respiro anche alle persone che purtroppo in carcere devono andare e devono loro passare lì il loro periodo di pena e di rieducazione.